al Pizza World Show troviamo un amante della pizza, immagino. Emanuele Filiberto. Trovate un grande amante della pizza, un appassionato della pizza, sì. Quando vai in giro con due signorine, che una si chiama Vittoria e l'altra Luisa, allora piace la pizza o no? A loro piace la pizza, sì, tanto. Poi voglio dire, c'è la madre di tutte le pizze, che era la mia trisnonna, la regina Margherita, che ha dato il nome alla pizza Margherita, anche in omaggio a lei e diciamo all'italianità di questa, di questo favoloso piatto che è la pizza, che credo che oggi si sta rappresentando all'estero come nessuno è capace di fare. Pizzerie si aprono ogni minuto, credo, nel mondo, tutti mangiano la pizza e la pizza è l'Italia, e questo è una cosa molto bella. Fa piacere, perché questo incontro, questo primo Pizza World Show, dovrebbe diventare, credo, una grande manifestazione mondiale. Quindi che ci sia questo ragazzo, perché tu sei un ragazzo, sei un giovanotto, Emanuele Filiberto, amante della pizza, che è comunque nel cuore l'Italia, sempre, anche se vive a Parigi, è molto molto importante. Ma è importante, io trovo già molto bello, perché come ha detto giustamente è il primo grande evento monotematico sulla pizza, però quando si vede l'introito anche finanziario che ha la pizza nel mondo, credo che in Europa si mangiano 7,5 kg di pizza ogni persona all'anno, in America 13, sono delle cifre, credo che un giro d'affare di decine, di decine di miliardi di euro, e che fa anche lavorare centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, è un salone ed è una fiera ed è anche un campionato molto importante. Io vedo le fiere, i saloni delle automobili, ma perché non un salone della pizza, dove si possono anche esibire le migliori farine, i migliori ingredienti anche di questa pizza, dai pomodori alla mozzarella e dopo a come fare la pizza. Io credo che sia molto importante. A noi manca un presidente, ma se questo presidente fosse un amante della pizza, si chiamasse Emanuele Filiberto. Io spero che il prossimo presidente sia un amante della pizza. Adesso lasciatemi da parte, io amo mangiare la pizza con le mani, non va per il Quirinale, poi sporcherei un po' dappertutto. Lo faccio anch'io. Ecco, dunque anche lei non è fatto per il Quirinale. No, no. Assolutamente no. Vogliamo parlare di questa bella Italia. Cosa dobbiamo fare per fare in modo che questa Italia venga fuori per quello che è? Ma l'Italia viene fuori per quello che è. L'Italia è un paese, diciamo, molto ricco in esportazioni. Il Made in Italy viene fuori, la pizza viene fuori, il cibo italiano viene fuori. Purtroppo è tutto un po' impannato da quello che abbiamo all'interno. Dunque, fuori non è che stiamo andando così male, anzi esportiamo bene, è il dentro che è fermo, che i giovani hanno molte difficoltà ad aprire fare nuovi business, sono massacrati dalle tasse, sono massacrati, non sono aiutati da chi dovrebbe aiutarli, i politici si rendono, a mio avviso, sempre, fanno più attenzione a loro e sempre meno a chi ne aveva veramente bisogno. Adesso cosa fare? Non sono io che posso trovare la soluzione, ci sono persone adatte per questo. Io spero sinceramente che si trovi un governo, che si trovi un governo d'intesa, un governo che lavori per gli italiani, che si trovi un presidente della Repubblica, che si elegga un presidente della Repubblica che ami l'Italia e gli italiani e che li rispetti soprattutto, e poi andiamo avanti con delle riforme che fanno sì che tutta la nostra economia possa prendere il lancio che dovrebbe prendere. Ti nominiamo ambasciatore italiano della pizza nel mondo e speriamo di vederti presto. Ambasciatore italiano della pizza nel mondo, grazie. Arrivederci.